Buongiorno. Buongiorno, amore mio. Buongiorno. Ciao, batuffolino. Quanti baci mi devi dare? Ciao. Buongiorno. Lo vedete così calmo perché ha già fatto la pappa. Altrimenti non siamo così calmi noi appena svegli. Adesso, dopo la pappa, è l'ora del sonnellino. Adesso gatto Denver deve fare la nanna. Che bravo Bubu. Hai già messo su Ciccia, guardati, guardati, sei ingrassato di nuovo, guardati ciccione. Io ti do i baci. Comunque, quanto è bello il mio albero di Natale, sono molto molto orgogliosa del mio albero, devo dire. Ci sono un sacco di regalini, tra cui in realtà anche quelli del mio compleanno. E penso che da adesso in poi le decorazioni le comprerò di colore rosa. Perché mi piace molto questa cosa che il mio albero stia diventando molto rosa, quindi continueremo così. Appena uscita dalla doccia, sto facendo la skincare, ho messo anche l'auto abbronzante oggi e sto per finire questa crema di Gofu. Volevo farvela vedere perché mi ci sono trovata veramente molto molto bene, l'ho praticamente finita. Tadà! Forse ancora un'applicazione, ed è la Skin Meal. È abbastanza ricca come crema, però per me in inverno, visto che la mia pelle si secca un sacco in inverno, nonostante sia mista, mi ci sto trovando molto molto bene. Altro prodotto che è un salvavita in queste giornate invernali in cui fa freddo, la mia pelle si screpola, è incredibile quanto cambi dall'estate all'inverno la mia pelle, veramente. E sto usando tantissimo anche quest'olio di Drunk Elephant. Ne bastano davvero pochissime gocce. Vado ad applicarlo solo sulle zone più secche, poi lo massaggio, è fantastico. E poi volevo aggiornarvi anche sullo spray Color Wow. Mi avete chiesto in tantissimi di farvi sapere poi com'era. Questo è appunto uno spray che è spruzzato su capelli puliti e ancora umidi, dovrebbe creare una pellicola completamente waterproof sui capelli in modo da non far assorbire l'acqua e da non gonfiarli e renderli crespi con l'umidità. L'ho applicato per adesso una sola volta perché dura per 4-5 shampoo, quindi questo è il quarto shampoo che faccio, terzo quarto shampoo che faccio dopo averlo provato. Allora, devo dire che dopo la prima applicazione, effettivamente ho visto la differenza, cioè i miei capelli erano davvero waterproof, anche se sono andata a spruzzarlo così su tutti i capelli e non ho fatto ciocca per ciocca come dicono, quindi probabilmente sarebbe stato ancora meglio, però non sono proprio sicura che sia vero che dura 4-5 shampoo, perché dopo che ho rilavato i capelli, cioè dopo che ho lavato i capelli per la prima volta dopo averlo utilizzato, onestamente ho notato un po' meno l'effetto del prodotto. Quindi, secondo me, adesso che appunto di shampoo ne ho fatti 3-4, secondo me già ormai l'effetto è sparito. Quindi vado a riapplicarlo adesso. Ma prima applico una bella dose abbondante del mio Olaplex numero 6. Questo è fantastico, ragazzi. Lo applico sia a capelli umidi, quindi dopo averli tamponati con l'asciugamano, che poi un pochino ne metto proprio un poco 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 anche a capelli asciutti. Adesso teoricamente dovremmo applicare il Color Wow ciocca per ciocca, ma nobody got time for that, quindi vado a spruzzarlo direttamente in modo abbondante un po' su tutti i capelli. Non devo dimenticare la parte sopra dove di solito non applico mai prodotti idratanti, eccetera, ma devo avere i capelli waterproof alla radice e alle punte. Poi pettino i capelli così distribuisco per bene tutto il prodotto. E visto che si attiva con il calore, devo per forza andare ad usare il phon per asciugarli, ma lo userei comunque. Tra l'altro, guardate che carino questo portafon, molto molto pratico. L'ho preso su Amazon ed è sia, cioè c'è sia il coso per appoggiarci il phon che poi l'altro per metterci il cavetto. E non serve fare i buchi nel muro, ci sono soltanto le striscioline adesive, quindi poi si possono anche rimuovere facilmente. Ok, ho finito di asciugare i capelli con il phon e questo è il risultato. Naturalmente devo ancora passarci la piastra, però
Questo è il risultato con l'Olaplex numero 6 ed il color wow. E visto che oggi non posso truccarmi, vado ad applicare giusto per... Vedete, la mia pelle ha sempre tantissimi arrossamenti perché è super delicata, chiarissima, mezza trasparente, quindi per andare giusto un po' a rimediare su questi rossori vado ad applicare questa crema di Cicapair o Cicapair, non so come si pronuncia, se è all'italiana o all'inglese, comunque è di Dr. Jart. È una crema correttiva, come potete vedere, di colore verde, tipo Hulk. Ma come sapete, il verde sulla ruota dei colori, per la teoria dei colori, è l'opposto al rosso. Forse ne ho messo un po' troppa, quindi riesce a diminuire appunto l'aspetto delle imperfezioni o comunque della carnagione che tende al rosso. Ok, ne ho applicata decisamente troppa, però penso che si veda la differenza. Il mio viso è molto molto meno rosso e questa di solito la uso proprio nelle occasioni in cui non posso truccarmi ma non voglio che si vedano tutti i rossori, che veramente sono praticamente la cosa che più mi dà fastidio della mia pelle. Qualsiasi cosa mi lascia il segno. Anche se fa solo un po' freddo, io divento tipo, ve lo dico sempre ma è vero, divento tipo Rudolph, la renna di Babbo Natale con questo naso rossissimo. E anche le mani, stessa cosa, adesso hanno un colore decente, ma tipo quando esco e fa freddo diventano rosso-blu, rosso-grigiognolo, una cosa strana, rosso-blu. E quindi penso che l'unica cosa che farò sarà truccare gli occhi, perché per il resto dobbiamo lasciare la pelle libera, libera, libera per il Botox. Finalmente vado a fare il Botox, ragazzi, sul labbro superiore. Vabbè, ve lo metterò nel titolo, quindi già lo saprete da inizio video, ma sono troppo contenta, cioè vi giuro, anche mentre asciugavo i capelli mi si formavano tutte queste goccioline qui, è una cosa che non sopportavo più e quindi sono molto molto contenta di provare a fare appunto il Botox, ma per il sudore, non per un fatto estetico, ma per il sudore, anche se farò il Botox anche sulla fronte, quello invece è un fatto estetico, ma qui e lo facciamo tutto oggi in un'unica giornata e via, ma appunto la sudorazione sul labbro superiore non la sopportavo più e mi capitava proprio poco fa mentre asciugavo i capelli, e sono così contenta che finalmente non avrò più questo problema, anche se, come sapete, ve lo dico spesso perché molti non sanno bene cos'è il Botox, cos'è il filler, quindi cerco di educare su questo se qualcuno può interessare, ma il Botox appunto praticamente immobilizza i muscoli, quindi non c'è in realtà un effetto visivo, è soltanto una tossina, anche se fa paura un po' questa parola, però è una tossina che immobilizza momentaneamente i muscoli dove si va ad iniettare, questo è, quindi permette di prevenire le rughe, quindi se già le hai non te le toglie, però previene le rughe perché immobilizza la fronte, e poi appunto sembra che combatta anche la sudorazione eccessiva, ma appunto ha soltanto una durata di 3-4 mesi, dovrò chiedere quant'è la durata perché adesso sono appena usciti, ma esiste il Botox che dura 6 mesi, che è tantissimo, ma appunto di solito 3-4 mesi. Però sì, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno finalmente per provarlo, quindi sono molto contenta. E altra cosina che ho applicato ma non vi ho fatto vedere sono le goccine Diego Dalla Palma autoabbronzanti. È il Tan Tan Mix appunto di Diego Dalla Palma, questo è in realtà dell'anno scorso ma devo finirlo e poi inizierò ad utilizzare quelli nuovi. E questo è uno dei pochi autoabbronzanti che davvero mi sento di consigliarvi perché non fa effetto arancione, neanche se avete la pelle chiarissima non rischiate quel brutto effetto arancioniolo che purtroppo alcuni autoabbronzanti fanno. Volevo un po' farvi vedere, ho riposizionato alcune borse, lì ho messo i pattini che non sapevo più dove mettere, non potevo più tenere in camera, quindi li ho messi là. E la nuova Chanelina, la vedete? Ta-ta-da, eccola qua! Ma quanto sei bella! Sei bellissima, è troppo troppo bella, l'avete vista nel video spacchettamento dei miei regali di compleanno ieri, se non l'avete visto andatelo a vedere, e penso che la metterò oggi. Adoro, è appena arrivato il corriere a consegnarmi un pacco, ma è la seconda volta che mi consegna un pacco che non è per me, cioè io non capisco, ormai quando arrivano i corrieri danno per scontato che il pacco sia per me, perché sono qua ogni giorno, poveracci, e quindi vabbè, è la seconda volta che mi succede nel giro di una decina di giorni, adesso devo andare a cercare questo vicino che non so chi sia, ma devo andarlo a cercare e portargli questo pacco che ho già aperto, e poi mi sono resa conto che una lampada non l'ho ordinata e infatti non era per me.
La clinica dove vado a fare il Botox, vi faccio vedere, è questa, si chiama Amsterdam Cosmetic Clinic e sono tra i più famosi in realtà di Amsterdam e di tutta l'Olanda e sono anche tra i pochi che offrono il servizio di appunto Botox sopra il labbro per il sudore, che non tutti quelli che offrono il trattamento Botox offrono anche proprio quello antisudore. Tra l'altro si vede dagli occhi che sono stanchissima, ho dormito 5 ore la scorsa notte perché ho montato il video dei miei regali di compleanno fino a tardissimo e poi mi sono dovuta svegliare molto presto per una call questa mattina, quindi oggi sono veramente veramente completamente rimbambita. Ma appunto ho cercato di fare un minimo di trucco ed ho applicato il mascara, quello di Tarte, che si chiama Tartelette, il tubing mascara. Lo sto utilizzando da qualche giorno, lo sto testando da qualche giorno, mi piace molto il fatto che non sbavi, non cola, cioè è pazzesco su questo veramente. Se avete il problema che il mascara vi cola, vi sbava, vi trovate l'alone, questo fa al caso vostro. L'unica cosa, mi sembra che sia più tendente a fare grumoletti. Non so adesso se si vedrà tantissimo, però è molto più facile andare a creare grumi con questo piuttosto che i mascara normali. Almeno questa è la mia sensazione. Però vi devo dire che non mi dispiace come mascara, eh? Non è niente niente male, però bisogna appunto stare molto molto attenti a pettinare bene le ciglia e non fare troppe passate, perché ho notato che se faccio troppe passate con questo mascara inevitabilmente mi diventa tutto un grumo unico. Comunque adesso ragazzi ci siamo quasi, io ho finito il mio secondo o terzo, non lo so nemmeno io più, Starbucks della giornata. Adesso chiamo Uber e andiamo. Sono arrivata, questa è la clinica, Amsterdam Cosmetic Clinic. Entriamo. Questa è la sala d'aspetto, molto bella, c'è anche l'alberello di Natale. E c'è anche la macchinetta del tè e del caffè, per bere qualcosina mentre si aspetta. Che carine le decorazioni natalizie, adoro. Praticamente per la prima volta nella mia vita sono arrivata in anticipo, quindi adesso aspetto il mio turno. Aiuto ragazzi, un po' di ansietta mi arriva adesso. Non ho fatto in tempo a farvi vedere l'outfit prima di uscire, ma sto indossando la nuova baby Chanelina. Siamo ragazzi, mi hanno appena spiegato tutto quanto, come funziona eccetera eccetera. Faremo quindi sia il Botox quello normale che appunto quello antisudore, e questo sarà il Botox che dura un pochino di più al posto di 3-4 mesi, questo dovrebbe durarne addirittura 5-6. Ok, aiuto, sempre un po' di fifetta. Eccomi tornata a casa ragazzi, non andiamo veramente a descrivere la mia pelle in questo momento, è super delicata, quindi divento una ragosta e in più si può vedere che tipo qui ho ancora tipo il fondotinta, per il resto sono rossissima anche se un po' già è sceso. Dopo il Botox è molto importante non mettersi a testa in giù, non massaggiare il viso, quindi devo stare appunto adesso ferma, devo stare attenta anche poi quando mi strucco, devo essere sicura nelle zone dove ho fatto il Botox, quindi fronte e labbro devo stare attenta a non massaggiare, anche se applico la crema eccetera devo andare super super leggera senza andare appunto a fare troppo massaggio sulla pelle.
Sono molto contenta di averlo fatto, non posso dirvi ovviamente se funziona da subito perché il Botox si capisce dopo qualche giorno, il massimo è dopo una decina di giorni, 2 settimane che si vede l'effetto, quindi per adesso non posso vedere, non posso sapere ancora niente. Quindi sì ragazzi, esperienza top, mi sono trovata molto bene, la dottoressa gentilissima, e quello che mi è piaciuto è che si è presa un sacco di tempo per me, mi ha spiegato tutto per bene. Quindi abbiamo fatto una specie di colloquio prima, poi mi ha fatto leggere tutto il consenso appunto che dovevo firmare con tutta calma, mi ha spiegato tutto benissimo, gatta Stellina che vuole partecipare, e quindi sì, è stata un'ottima esperienza ed ho la visita di controllo tra 2 settimane, quindi mi ha detto che se avrò ancora bisogno si potrà iniettare ancora un pochino, ma da amiche che so che fanno il Botox per il sudore, loro lo fanno però sotto le ascelle, so che funziona, quindi io veramente... Spero che mi aiuti perché ero veramente stufa di avere queste goccioline costanti, molto imbarazzante ed ero molto self-conscious di ciò, quindi stava diventando veramente un problema, cioè non voglio dire psicologico, però un pochino sì, quelle cose che tipo ti senti veramente tanto in imbarazzo molto molto spesso. A parte Denver che vuole la pappa, ma deve aspettare ancora un po'. Eh sì, no, oggi non ti anticipo la pappa, perché no? Neanche alla gatta? No! Abbiamo anticipato ieri, oggi no. Eccola che arriva pure lei. Cenetta, allora ho queste due, tipo sono tipo delle schiacciatine di patate con un po' di formaggio che ho fatto ieri, una roba proprio così, abbastanza campata in aria. E poi ho questa porzione di rigatoni al forno, che mi ha preso la padrona di casa, che mi affitta la casa, ci siamo incontrate e ha voluto prendermi la cena, e quindi questa sarà la cenetta di oggi, niente di speciale insomma, ma molto buona però, questo vi garantisco. Per qualsiasi aggiornamento naturalmente su come va il Botox contro il sudore vi farò sapere tutto, so che molti siete interessati non solo per appunto questa zona, ma vi farò sapere. E questo è quanto mia family per oggi, spero che vi sia piaciuto questo video, se è così... Denver dice di lasciarci un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Io vi mando un bacio enorme, penso che anche domani ci sarà un vlog online, quindi vi aspetto domani alle 17:30. Bacio grande, venite qua come al solito per il nostro abbraccio finale, che vi abbraccio, vi stringo forte forte forte. E noi ci vediamo domani, ciao! Thank you.